Si deve alzare per piacere a voce alta a leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Si accomodi, prego, un test del pubblico ministero. Io faccio la consueta verbalizzazione, Presidente, che si tratta di un test che verrà a riferire su vicende successive al capo di imputazione, in specie una cena che sarebbe avvenuta nel luglio del 2010. Grazie. Tribunale, si riporta l'ordinanza di ammissione delle prove. Posso, signor Presidente? Prego. Signora Magdum, buonasera. Buonasera. Lei attualmente dove vive, dove risiede? Vivo in Spagna. In Spagna? Sì. È sposata? Sì. Si è sposata di recente? Sì. Con un cittadino spagnolo? No, cittadino marocchino nel mio paese, però vivo in Spagna. Sì, vive in Spagna. Lei conosceva Carlo Ferrigno, ex prefetto? Sì. Quando lo ha conosciuto, signora? L'ho conosciuto 2 anni fa. 2010? Sì. E lei ha mai posseduto il cellulare recante il numero 388075853? Sì. E a chi era intestato questo cellulare? Era intestato al prefetto. Gliel'aveva dato a lei? Sì, me l'aveva regalato. Gliel'aveva regalato. Sì. Lei ha avuto un rapporto di amicizia con il prefetto Ferrigno? Sì. Lei è mai stata ad Arcole, presso l'abitazione dell'onorevole Silvio Berlusconi? Sì, una sera. Una sera. Ci racconti com'è andata e come e perché è arrivata alla casa presso l'abitazione dell'onorevole Berlusconi? Allora, io intanto per iniziare ero andata dall'Ele Mora. Quando lo ha conosciuto l'Ele Mora? A giugno. Del 2010? Sì, giugno, sì, 2 anni fa. Chi glielo aveva presentato l'Ele Mora? Prefetto Ferrigno. Quindi Carlo Ferrigno le presenta l'Ele Mora. Sì. Si conoscevano Ferrigno e Mora? Si conoscevano, sì. Erano amici? Erano conoscenti. Si per quale ragione Ferrigno le presenta Mora? Per dirmi che mi avrebbe dato un posto di lavoro. Un posto di lavoro in che contesto? In televisione. In televisione. Quindi lei a giugno 2010 conosce l'Ele Mora, sì, titolare della omonima agenzia. Bene, che succede? Niente, poi l'Ele Mora gli dice che potevo stare a casa sua per un mese. Sì, dove signora? In Viale Monza. Di Milano? Sì. Perfetto, e quindi? Dice che potevo stare a casa sua e che comunque sarebbe impegnato per cercare di farmi lavorare. Poi ho aspettato un mese, non è successo niente. E lei in quel mese ha vissuto in Viale Monza, sì, presso l'abitazione di l'Ele Mora? Sì. Ma da solo o c'erano altre persone oltre l'Ele Mora? No, c'erano due ragazzi. Due uomini? Sì. Perfetto, e quindi? Come vanno le cose? Sono stata lì un mese e poi mi ha detto che mi dava un appartamento sotto casa sua, così è stato. Che effettivamente le ha dato? Sì, mi ha dato un appartamento che era sotto casa sua, però mi ha detto che potevo stare soltanto un mese perché era l'appartamento di un'altra ragazza che era in ferie. Benissimo. Che cosa è successo poi? Niente, poi è successo che mi ha detto che ci sarebbe stata questa cena importante, però non mi ha detto subito con chi era, me l'ha detto dopo, mi ha detto che era col presidente, e niente, mi ha detto di non dire a nessuno, che sarebbe stata una cena normale. Siamo andati a questa cena e io pensavo di stare da sola, pensavo di stare soltanto con l'Ele Mora. Poi però sotto casa c'erano altre ragazze. Allora, cerchiamo di datare l'evento, sì, innanzitutto. Quando c'è stata questa cena a casa dell'onorevole Silvio Berlusconi? In che periodo? Era luglio, però non mi ricordo. Luglio 2010. Sì, però non mi ricordo il giorno. Guardi, dai tabulati telefonici della sua utenza risulta che lei abbia agganciato la cella di Arcore il 12-13 luglio 2010. Non mi ricordo il giorno preciso, comunque era luglio. Quindi, allora, narri in maniera fluente e conseguenziale come arriva ad Arcore, con chi va e via dicendo. Prego. Vado in macchina con un autista di Ele Mora, con un'altra ragazza. L'Ele Mora c'era? Non era in macchina con me.
Io ero soltanto con l'autista. Lui si è recato lì dopo con un altro autista, con altre ragazze. C'erano diverse macchine di Lelemora. Quindi Lelemora mise a disposizione più macchine per questa trasferta d'Ancora. Esatto, si sono trovate tutte sotto casa, tutte lì in Viale Monza. Quante ragazze c'erano? Tipo una ventina. Una ventina di ragazze. Sì. E da lì siete andate ad Arcora? Da lì siamo andate ad Arcora. Lelemora era su un'altra macchina con altre ragazze? Sì. Arrivate ad Arcora, quindi? Arrivati più o meno, non eravamo ancora arrivati alla villa, ci sono uscite delle macchine da delle vie. Penso che fossero della polizia perché avevano, come si chiama? Lei ha fatto un gesto così, lampeggiante? Avevano il lampeggiante, ecco, avevano i lampeggianti. E ci hanno scortato fino alla villa. Quindi? Nella villa siamo entrati, siamo rimasti nel giardino di casa e non è venuto subito. Chi non è venuto subito? Il presidente. Il presidente Berlusconi. Esatto. Quindi? Siamo rimasti un po' così nel giardino. Poi che c'era in quel momento? Eravamo sempre le ragazze con l'Elemora. Allora, cominciamo a dire se lei ricorda qualche nome di queste ragazze che arrivarono con lei quella sera presso la residenza di Berlusconi. C'era la Flo, Floriana. Ricorda il cognome? Ma si ricorda se aveva fatto qualche trasmissione televisiva questa Sì, aveva signorina? fatto la pupa secchione. Poi? Poi c'erano altre due ragazze venezuelane, Carmen, e l'altra non mi ricordo come si chiama, però non l'avevo mai vista in televisione. Poi? Chi c'era? Comunque, stavolta si sente bene, si sente. Si sentiva, sì. Prego, signorina, Sì, signora, no, sto anzi, cercando scusi. di ricordarmi chi c'era. C'erano altri nomi da lei conosciuti? Non mi ricordo, adesso non Allora, ricordo guardi, tutte lei è le stata ragazze. sentita il 15 gennaio 2011 e a pagina 5 in alto del verbale, glielo ricordo, Sì. dice: a bordo dell'autovettura di Lelemora c'era una ragazza a nome Flo che io ho riconosciuto perché aveva fatto la trasmissione televisiva La Pupa e Secchione, e Francesca Cipriani, Sì, altra persona a me nota perché ha fatto la trasmissione televisiva Il Grande Fratello e La Pupa e Secchione. È corretto che sono Francesca Corretto. Cipriani? Quindi arrivate e venite accolte nella villa. State un po' nel cortile, mi sembra, in questo Sì, in giardino. questo giardino. E chi c'era in questo giardino? Erano una ragazza, c'era con assunto l'Elemora. Sì? C'era Emilio Fede? No, Emilio Fede in quel momento non era con noi. Sopraggiunse. Sì, è venuto dopo, quando è uscito da noi Berlusconi, è venuto nel giardino, ci ha detto di entrare dentro casa, Sì? che poi siamo andati nel suo ufficio. Ed eravamo sempre soltanto noi con l'Elemora e Berlusconi, noi ragazze con l'Elemora e Berlusconi. Ha un po' scherzato, si era presentato con le ragazze che non aveva mai visto, tra cui io perché Berlusconi, tra cui io perché io non l'avevo mai visto, era stata la prima volta. Abbiamo scherzato un po', ha raccontato un po' di barzellette, poi ci ha portato nel salone dove abbiamo cenato. senta, ma l'Elemora le disse se lei avrebbe dovuto fare qualcosa quella sera? Sì, mi disse che dovevo fare la danza del ventre. Ah, ecco, che doveva fare la danza del ventre perché lei è di origine araba, giusto? Sì. E sapeva ballare la danza del Sì. ventre, ma aveva un costume per ballare la Sì, danza me del ventre. l'aveva regalato lui. Gliel'aveva regalato a Lelemora. L'Elemora. Lei non lo indossava, però l'aveva portato con No, sé. no, no, l'ho portato con me. Quindi lei va ad Arcore, verso l'abitazione dell'onorevole Berlusconi, sapendo di dover fare la danza del ventre. Sì. Torniamo al punto in cui lei stava narrando gli eventi. Siete nel cortile, vi riceve l'onorevole Berlusconi, vi saluta. E quindi cosa succede? C'è Emilio Fede e Lelemora. Prego, ho sintetizzato. Andiamo in questo salone dove abbiamo cenato. Sì. A cena c'era. La porta in fondo all'aula la lascia che si richiuda. Grazie. A cena c'erano altre persone che lei ha avuto modo di riconoscere? E no, poi lì mi hanno parlato di Nicole Minetti. Quindi c'era Nicole Sì, Minetti? c'era anche una ragazza Noemi, C'era una ragazza Noemi? con i capelli biondi fino a qua, con un carré biondo. Ma lei l'aveva vista in televisione, da No, qualche parte? no, neanche Nicole Minetti, però mi avevano parlato le ragazze Che erano che erano presenti? presenti, mi hanno detto chi erano. C'erano altre persone che lei ricorda? E lì è stato dove ho visto io Emilio Fede, sempre nella cena.
che penso sia arrivato dopo. Perché lei, e leggo a pagina 7 in alto, ha detto, alla domanda delle ragazze che sono arrivate in ordine sparso, lei ha riconosciuto qualcuna, le gemelle di Vivo, che io ho riconosciuto subito, perché mi fermano, lei le ha riconosciute? Sì, sì, le gemelle di Vivo anche, sì. Perfetto, andiamo avanti. Siete a cena. C'è Emilio Fede. C'è Emilio Fede. C'è Lele Mora, domando. Sì, Lele Mora. C'è anche... La signora Minetti è presente. Sì. Le ragazze che lei ha indicato, le sorelle De Vivo, Francesca Cipriano e la Flo, sono presenti? Tutte a cena, tutte a tavola. E quante donne, giovani donne, erano presenti? Sempre su 20 ragazze. Una ventina di ragazze. Sì, una ventina di ragazze eravamo. Che succede? Cenate? Sì, ceniamo. C'era un cantante che cantava così dal vivo. Nella sala dove ceniamo? Nella sala dove ceniamo, sì. E dopo la cena ci dice che dovevamo scendere... Discendere tipo bunga bunga. Chi lo dice? Il presidente. Presidente Berlusconi, sì. a fine cena vi invita ad andare al bunga bunga? Sì. E vi disse cos'è questo bunga bunga? Sì, ci ha raccontato una storia, adesso non me la ricordo, non è che ho ascoltato, non ho ascoltato bene. Allora, signora McDoom, prima di fare la contestazione, la prego se può ricordare se le fu prospettato cosa fosse questo bunga bunga. Ma era tipo una barzelletta, ci scherzava, non mi ricordo bene, ma non mi ricordavo neanche l'altra volta, perché c'era, era, comunque era una cosa di sesso, quello sicuro, una cosa erotica più o meno. Quindi... Lei, per la precisione, nel verbale che ho poc'anzi citato per le contestazioni, ha detto: ognuno di noi si è seduto dove voleva, siamo a pagina 7 ovviamente, mentre invece il Presidente ha voluto avvicinarsi a Nicole Minetti, che mi sono dimenticata prima di indicare, che non è arrivata con noi, bensì in un momento successivo. Quando la scena è terminata, il Presidente più o meno testualmente disse: e ora facciamo il bunga bunga, e spiegò anche in che cosa consisteva questo bunga bunga. Sì. Io non ricordo esattamente le sue parole, il senso del discorso era molto chiaro, cioè che il bunga bunga era un qualcosa di sessuale, e chi avrebbe aderito al bunga bunga avrebbe poi potuto mangiare, tra virgolette, nella verbalizzazione, o ricevere qualcosa in cambio. È corretto? Correttissimo. Correttissimo, molto bene. Allora, signora, proseguiamo. Dove siete andati dopo questo invito ad accedere al bunga bunga? Abbiamo sceso alle scale, c'era una sala tipo una sala da discoteca. Sì? Servivano degli alcolici per chi volesse bere. Quindi c'era un angolo dove servirsi da bere? Sì, sì. Bene, c'era un DJ? C'era un DJ. C'era un palo? Esatto, tipo una discoteca o un club, una cosa. Quindi un palo da lap dance? Lap dance, sì. Sono scesi anche il signor Lele Mora e il signore Emilio Fede? Sì. E le ragazze? Sì, tutte. Lei è scesa? Sì. Lei ha visto se vi erano dei bagni nei pressi della struttura, cioè di questo bunga? C'erano dei bagni con tipo degli spogliatoi dove ti potevi cambiare. Allora, che cosa successe lì, signora? Allora, lei, Lele Mora, mi disse: puoi andare a cambiarti per ballare al presidente. È quello che ho fatto. Sono andata, mi sono cambiata, ho fatto questo ballo. Poi sono andata subito a ricambiarmi. Sì. Dopo c'è stata anche un'altra ragazza, penso che fosse di origine brasiliana, perché aveva ballato la samba sempre con l'abito della samba. L'abito della samba, sì, quale sarebbe? Top e perizoma. Ah, ecco. E quindi che cosa è successo poi? Lei ha fatto questo balletto dando del ventre. Sì. Si era cambiata indossando questo vestito. Sì. Che lascia scoperta la pancia, sì. Immagino, no? Dopodiché si è ricambiata? Sì, mi sono ricambiata. È ritornata nella saletta? Sono ritornata nella saletta. È successo qualcosa in quel momento? Poi ognuno aveva messo musica normale, musica da discoteca, ognuno ballava, facevano quello che volevano, gente che si spogliava, gente che si andava a sedere sulle sue gambe. Le gambe di chi? Sulle gambe del presidente, di Emilio Fede, sì. E che succede? C'erano delle interazioni corporee, fisiche, toccamenti, si toccavano? Adesso c'è gente che comunque aveva quelle confidenze, perché io che... Però, signora, la confidenza è un conto, il toccamento è un altro. Io l'ho domandato in
maniera chiara se lei ha notato che le ragazze si avvicinassero e si facessero toccare nelle parti bonde, nelle parti intime, diciamo. Si facevano toccare posteriore e via dicendo. Si facevano toccare tranquillamente. Si facevano toccare tranquillamente. Il soggetto attivo del toccamento era il presidente? Sì. C'era lui, c'era anche Emilio Fede. Il presidente Emilio Fede. Emilio. Morano. Che è successo poi, signora? Ballavano le ragazze? Sì, hanno ballato. Cerchi di descrivere tutta la scena, la rievochi nella sua mente, sì, la riesumi e la narri. No, perché io poi dopo essere tornata in sala non sono stata tantissimo. Cioè, sono stata tipo una mezz'oretta in più, perché poi Lele Mora mi dice io e te andiamo a casa con altre due ragazze, tra cui quella che era con me del Venezuela, che era con me in macchina mentre stavamo andando. Dice adesso andiamo a casa. Hanno ballato, non so come spiegare, si sono fatte toccare tranquillamente. Si spogliavano? Sì, si sono scoperte il seno, tutto. Ma anche le persone che lei ha citato per nome, le sorelle De Vivo, Nicole Minetti, sì. La Flo, la sì. Francesca Cipriano, Cipriani, partecipavano a questo gioco erotico, diciamo, di balletto? Sì, partecipavano tutti. Lei ha partecipato, signora, a questo no. balletto? No. No. Quindi non si è fatta toccare? Assolutamente. Non si è denudata? No. Perfetto. Poi cosa è successo? Lei innanzitutto, signora, si è resa conto di essersi trovata in un contesto particolare in quel momento, cioè ha capito che... Sì, ci sono stata male. Ecco, ma... Sono rimasta male. Ecco, ma è rimasta colpita da queste scene, diciamo. Certo. Ma perché non è andata via? Non sono andata via, a parte che... No, appena visto che la serata prendeva questo abbrivio, questo andazzo, lei è rimasta però, perché sono rimasta... se descrive i fatti vuol dire che li ha visti. Certo. Sono rimasta tipo una mezz'oretta in più, poi comunque ero seduta da sola, non avevo confidenza con nessuno, non avevo tanta confidenza con le ragazze, poi loro ballavano, io non ballavo, Lele Mora mi dice infatti tra un attimo andiamo a casa. Lele Mora colse quello che mi pare di poter descrivere una situazione sua di disagio, comunque di lontananza da questo comportamento, se ne accorse Mora? Sì, ha visto che ero seduta da parte. E poi? E poi niente, poi mi dice, andiamo a casa, siamo andati io, lui, l'autista e una ragazza del Venezuela. Siete tornati a casa? Sì. Allora, una precisazione signora, innanzitutto, da quello che lei ha detto mi pare di capire che nessuno l'ha costretta a fare niente in quel contesto. Cioè lei non è stata obbligata a ballare, a denudarsi perché non l'ha fatto, giusto? No. Punto numero uno. Punto numero due, vorrei capire una cosa, signora, scusi. Certo. Lei andando a casa del Presidente del Consiglio, perché era il Presidente del Consiglio, la cosa sperava? Sperava di ottenere qualcosa? Sì, perché mi dice andiamo in questa cena importante. Allora io ingenuamente dico, allora se mi vuole presentare il presidente perché ha intenzioni serie, mi vuole veramente far lavorare nel mondo dello spettacolo, però non è stato così. Ma se lei avesse saputo prima che la serata avrebbe preso questo tipo di andazzo, sarebbe andata? No, assolutamente, no. Lele Mora le aveva detto che avrebbe potuto avere dei vantaggi partecipando a quella serata? No, mi dice soltanto andiamo a questa cena, ti presento il presidente, così iniziamo un po' il rapporto. Inizia ad entrare nel mio harem, mi dice. Si era espresso proprio così, sì, harem? Sì, proprio harem. Ma Mora le disse che altre ragazze del suo cosiddetto harem partecipavano alle serate del presidente? No. Erano già state lì? No, non mi ha detto niente. Io la stessa sera non pensavo che ci fossero state altre ragazze, io pensavo fosse stata una cena tra noi, che mi avesse parlato di lavoro o qualcosa, invece poi sono sceso sotto casa e c'erano tutte le ragazze, le macchine. Le ho domandato prima, signora McDoom, se lei pensava di ottenere dei vantaggi e se Mora gliel'aveva prospettati, e torno a chiederglielo, le aveva prospettato Mora dei vantaggi in esito alla partecipazione, come conseguenza della partecipazione a questa serata? Mi dice che avrei avuto possibilità di lavorare.
E le disse che altre ragazze partecipando a quelle serate avevano ricevuto vantaggi? No, no. Le ricordo quello che lei ha dichiarato al pubblico ministero, ho detto prima la data del verbale. Allora, Lele Mora si è, sono a pagina 8, Lele Mora si è avvicinata a me e ad altre ragazze che insieme a me erano partite da Viale Monza per andare ad Arcole e siamo andati via. Io uso il termine inorridita, cioè sono rimasta colpita da quello che ho visto, perché se avessi saputo prima quello che si faceva alla villa non sarei andata, perché il mio unico scopo era quello di fare la danza del ventre e avere l'opportunità per il mio futuro di incontrare il Presidente del Consiglio, che nella mia testa, e per quello che mi aveva detto Lele Mora, mi avrebbe potuto aiutare per inserirmi nel mondo dello spettacolo. Invece quella sera ho capito, e poi mi è stato confermato da Lele Mora, che per essere introdotta comunque nel mondo dello spettacolo bisogna pagare un prezzo, che non è altro che quello di vendere il proprio corpo al presidente o a Emilio Fede, o ad altra gente importante che può frequentare le serate ad Arcore. Lei ricorda questa dichiarazione? Sì, io questo, sì, però quello che ho quello che mi ha detto Lele Mora non è stato quella sera, è stato l'indomani, perché io gli dissi a Lele Mora, gli dissi che non mi aveva detto come sarebbe andata la serata e avevamo un po' litigato. Allora mi dice: no, ma tu sei troppo chiusa, tu se vuoi fare questo lavoro non devi essere chiusa. E allora lì mi dice: devi pagare un prezzo, se vuoi fare queste cose devi pagare un prezzo. E lì ho chiuso con Lele Mora, le ho detto: se io devo pagare questo prezzo, preferisco andarmene a casa. Però signora, io vorrei essere preciso anche con spirito di garanzia, ma Lele Mora le disse che quello era il sistema e che se lei non avesse venduto il corpo, cioè prostituita, con Fede o con il presidente Berlusconi, lei non avrebbe tratto nessun vantaggio, cioè le disse questa frase? Mi disse tutto questo, infatti è stato questo il motivo della nostra litigata, perché gli dissi: niente, allora me ne vado a casa. Me ne vado a casa. Senta, ma poi lei è stata coltivata da Mora nelle sue prospettive professionali o emarginata da Mora? Cioè, ha avuto degli sviluppi, le hanno offerto lavoro o no? No, 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 no. Quindi dopo quella serata com'è finito il rapporto con Mora? Niente, è finito che poi mi ha buttato lì in quell'appartamento sotto casa, mi ha detto: boh, adesso cioè, tipo puoi fare quello che vuoi. Poi sono risalito di nuovo su e gli ho detto: senti, se io devo stare qua in questa casa e non fare niente, preferisco andarmene a casa mia. E mi disse: fai quello che vuoi, se vuoi andare a casa tua vai. E se n'è andata? Sì. Ecco, ma questa allontanamento fu una reazione di Mora per la sua indisponibilità o no? O fu una sua scelta di andare? No, no, fu la sua, perché lui comunque aveva intenzione di, non so cosa aveva intenzione di fare di farne di me, se voleva approfittare del fatto che avevo 18 anni e 19 anni, che non so cosa aveva pensato che potessi fare, no? Non so. Invece quando poi ha visto che ero troppo chiusa, ogni volta mi diceva: sei troppo chiusa, no, ma non ti devi vestire così, no, ma mettiti la minigonna, no, ma non metterti i pantaloni, già era un rapporto pesante. Ma Mora, prima di portarla ad Arcore e di invitarla ad andare a Arcore, le aveva accennato al tenore della serata, a una possibile evoluzione della serata in un certo modo, o no? No, non ho capito, scusa. Mora le aveva detto, anche magari accennando, come si sarebbe svolta la serata? Mi ha detto: sento una cena e vedrai, tu ti hai portato questo abito, mi ha detto balla e basta, tu vedrai. Senta, lei ha ricevuto compensi per quella serata dal presidente Berlusconi, dall'Elemora, da Emilio Fede o da terzi? No, no, l'unica cosa che ho ricevuto io dal presidente, che l'hanno ricevuto tutte le ragazze, era stato un anello e un braccialetto, però era di nessun valore, bigiotteria, era un anello. E l'aveva dato questo anello? Il presidente l'ha dato a tutte le ragazze. Lei ha avuto modo di parlare con le ragazze presenti quella sera? Avendo trascorso una cena a casa di una persona importante, ha avuto modo di parlare con le altre ospiti? Ho avuto modo di parlare soltanto con questa ragazza venezuelana, che era anche per la prima volta. E le disse qualcosa sul tenore delle serate, se c'era già stata o se non c'era stata, se sapeva che altre vi erano state? No, lei anche era, per lei anche era la prima sera. Le altre che erano, cioè diciamo che erano abituate ad andare, erano tutte vicino a lui. Noi eravamo tipo al fondo del tavolo e lui da questa parte in su.
Aveva vicino tutte le ragazze che erano abituate ad andare da lui. Noi, che eravamo nuove, eravamo tutte da parte. C'era un modo particolare con cui le ragazze si rivolgevano al presidente? Sì, beh, parlavano con lui con confidenza, scherzavano, si raccontavano cose. Ma lo chiamavano in qualche modo? Lo chiamavano presidente, Silvio, in altri no, modi? No, lo chiamavano papi, papà, cose del genere. Ascolti, signora, sono un po' costretto a farle delle domande un po' sgradevoli, però gliele devo fare. Lei aveva una relazione affettiva, affettuosa con Carlo Ferrigno? Noi avevamo una relazione affettuosa. Sessuale, allora, diciamo così. Carlo Ferrigno, diciamo che è entrato nella mia vita un po' come se volesse fare l'angelo custode, quello che io ti aiuto ad andare avanti nella tua vita, ti aiuto ad avere cose, ti aiuto a trovare lavoro. Però non è stato così, perché poi lui ha perso la testa, ha preso la cosa troppo a cuore, non mi ha preso più come una sua amica, ma più come una fidanzata, non so. Ecco, però io la pregherei di rispondere sul punto, poi queste domande gliele faranno molto probabilmente anche i difensori, come è giusto che sia. Ma lei ha avuto una relazione intima, intima vuol dire ha avuto rapporti sessuali con Ferrigno? No, no. È sicura, signora? Avrebbe voluto. Perché io le faccio presente che nelle intercettazioni che noi abbiamo acquisito e versato agli atti risulterebbe invece che Ferrigno e lei abbiate avuto rapporti sessuali. Non è un reato avere rapporti sessuali se si è maggiorenni e consenzienti, voglio dire. Sì, io con 2 anni fa ero maggiorenni. Appunto, quindi la pregherei di riflettere su questo. Sono fatti suoi, è la sua vita privata, signora, aveva il diritto di gestirla come meglio credesse. Ha avuto rapporti intimi con Carlo Ferrigno? C'è stata una volta. Quindi lei ha avuto un rapporto sessuale con Ferrigno. Bene, signora, ascolti, ma lei sa che Ferrigno è un ex prefetto, era un ex prefetto in pensione, sì. No? E c'è una ragione per cui lei ha allacciato una relazione sentimentale, sessuale, diciamo così, con Ferrigno? Sempre perché mi aveva detto che mi aiutava a trovare lavoro, ma quasi è stato. Ecco, perfetto, è una risposta che io reputo onesta. Allora, io le dico, sono fatti suoi. Allora, se lei ha accettato questo rapporto con Ferrigno in un'ottica, diciamo, utilitaristica, cioè di avere una prospettiva di inserimento lavorativo, e poi perché manifesta questo sdegno di fronte a questa serata che le si è prospettata di fronte agli occhi, cioè c'è qualcosa in più che l'ha colpita in quella serata rispetto? No, perché comunque con Ferrigno quello che è stato, diciamo che è iniziato un rapporto ed è iniziato, avevo sbagliato in quello sì. Che avevo fatto, non volevo continuare a sbagliare di nuovo sì. Con altre persone, sì. Quindi già io la storia di Ferrigno la volevo chiudere, ma mi è stata proprio pesante chiuderla, io sono dovuta andare proprio addirittura via dell'Italia per chiudere questa storia. E quindi non volevo di nuovo rimettermi nella stessa situazione. Perfetto. Una seconda volta. Comunque lei aveva anche un dialogo con Ferrigno, mi pare di capire, sì, no? Sì, si appoggiava un po' sì. A lui. Lei raccontò all'ex prefetto Ferrigno il tenore della serata? Come era andata la serata? Sì, la stessa sera. La stessa sera? Sì. Lo chiamò per telefono quindi quella sera stessa? Sì. Perché lui mi disse quando torni dalla serata chiamami e raccontami com'è andata. E lei raccontò com'era andata? Sì. Lei glielo raccontò negli esatti termini? Sì, glielo racconto perfetto, tutto per telefono. Perfetto. Ferrigno che cosa le disse apprendendo questi fatti che si sarebbero svolti presso la residenza dell'allora Presidente del Consiglio? Ah, mi diceva, ma addirittura queste cose succedono. Ma era geloso nei suoi confronti, per esempio? Cioè, è un uomo molto più grande di Ferrigno, no? Sì. Era geloso? Non era, perché sapeva che non avevo fatto niente, cioè sapeva che comunque le mora gli avrebbe raccontato tutto se avessi fatto qualcosa. Perché era stretto quindi il rapporto le mora a Ferrigno? Perché gli prometteva cose, Ferrigno gli prometteva cose alle mora. E che cosa gli prometteva che lei sappia, signora McDoom, Ferrigno alle mora? Non parlavano sempre davanti a me, parlavano più volte da soli. Però era sempre un qualcosa di qualche guaio che aveva combinato le mora e che il prefetto gli diceva che gli avrebbe fatto andare tutto in una bolla di sapone. Ok. E adesso io non so che cosa ci fosse proprio. Ma lei conosce Mario Sacco? Sì. Fedele Gentile? Sì. Chi sono, signora?
I suoi autisti. Gli autisti di chi? Di Lele Mora. E lei sa se Fedele e Sacco avessero rapporti con Ferrigno? So di Sacco. E Sacco perché aveva rapporti con Ferrigno? Perché gli aveva promesso che lo faceva entrare nei servizi segreti. Lei sa se Ferrigno è stato capo del Lucidos? O ha svolto comunque ruoli importanti nell'ambito di strutture e apparati dello Stato, a parte essere prefetto? Non so, mi dice... Poliziotto di alto livello, diciamo. E mi dice che era prefetto, che era anche stato questore, capo della Digos. Sì. Quindi lei, quindi Ferrigno si sarebbe interessato per favorire l'inserimento di Sacco nei servizi segreti italiani, corretto? Sì, sì, però gli aveva detto comunque a Sacco gli voleva fare questo lavoro e Sacco in cambio... Doveva tenermi a me sotto controllo. Dovrebbe? Dovrebbe tenermi a me, doveva tenermi a me sotto controllo. Quindi Ferrigno era geloso di lei, vedi? Molto, molto. Bene. Senta, lei sa se Mora, diciamo, favorisse incontri di ragazze con Ferrigno? Cioè se Ferrigno fosse interessato a coltivare il rapporto con Mora anche per avere la disponibilità di donne? Non lo so, a me aveva detto Ferrigno che Mora gliel'aveva proposto. Io non l'ho mai sentito da Mora dirlo. Gliel'aveva detto Ferrigno? Me l'aveva detto Ferrigno, mi disse che Mora gliel'aveva proposto, però che lui non avrebbe accettato, così mi disse. Poi non lo so. Lei quella sera, a casa dell'onorevole Berlusconi, ha visto Lele Mora parlare con Berlusconi? Sì, parlavano. Parlavano normalmente? Avevano un rapporto di confidenza o no? Sì, sì, di confidenza, di confidenza. Certo. E ha visto anche Mora parlare con Fede quella sera? Sì, sì, sì. E Fede con Berlusconi? Certo. Senta, lei sa se è stato chiesto al prefetto Ferrigno da parte di Sacco, di Mora o di Fedele Gentile di fornire loro notizie riservate, coperte da segreti investigativi, da segreti d'apparato, diciamo? La sa questa cosa? No. Non la sa. Ma perché Ferrigno comunque sapeva che io non lo volevo e che cercavo in tutti i modi di scollarmelo. Cercava di scollarmi Ferrigno, quindi queste cose non me le avrebbe mai dette, perché penso che non si fidava. Quindi di questa cosa non so. Lei dopo questa serata che noi abbiamo collocato tra il 12 e il 13 luglio del 2010, ha più visto l'onorevole Berlusconi? No. L'onorevole Berlusconi l'ha mai cercata? No. Emilio Fede l'ha mai più cercata? No, assolutamente. Dopo questo allontanamento emarginativo che lei imputa all'Ele Mora, vi siete più visti con l'Ele Mora? Mai più visti. Lei sa se Ferrigno è stato tratto in arresto di recente? Avevo sentito prima di sposarmi, quando ero ancora qui, che aveva avuto gli arresti domiciliari. Adesso non so, sono andata via quasi un anno fa. Quindi non so adesso in questo momento la sua situazione. Bene. Un attimo solo. Chiedo scusa. Prego. Allora, faccio riferimento, ma sono agli atti, ne leggo una sola, gli altri le leggerà il Tribunale. Alla telefonata 327. Del 29/9/2010, signor Presidente e signore del Tribunale, che è stata trascritta. È una telefonata che intercorre tra Ferrigno e il figliuolo di Ferrigno. Ferrigno, Il figlio. Io gliela vorrei leggere, signora MacDoom, per sapere se la descrizione che Ferrigno fa al figlio corrisponde alla descrizione della serata che lei più o meno fece a Ferrigno. È chiaro l'oggetto della domanda? Sì, sì. Pronto? Ti posso fare gli auguri? Certo, mancavi solo tu. Infatti stavo aspettando. Dicevo, chissà se non mi chiama. Scherzi. Auguri di cuore. Grazie, di vero cuore. Mi dispiace solo che i tuoi auguri concedono con quelli di... E dice una brutta parola. Di chi? Di Berlusconi. Sì, guarda. Che te ne frega, scusa, di Berlusconi. E che uomo, dice una brutta parola. Ma poi lo so, le cose, oltretutto, le ho sapute adesso, recentemente, in diretta... dalla persona che tu sai, perché l'avevo fatta andare lì da Lele Mora, no? Sì, e pensa, ti racconto solo questa, che una sera, quindi, raccontato da lei, che mi chiamava alle 2 di notte alle tecche, tra l'altro lui è gay, no?
perché ha anche dichiarato di essere stato con, e parla di un noto personaggio dello spettacolo, riferendosi a Mora. Ah sì, Mora, sì sì, allora una serata Maria, eh sì, la porta insieme ad altre 20 ragazze, erano 25 ragazze, nella sua residenza, una residenza fuori Milano, con tutto intorno polizia, carabinieri, c'era Lele Mora, che le ha portate lui, e poi c'era, come si chiama, Emilio Fede, perché lei è mezza araba e le farfare sono rimaste a guardarla. Poi alle 2 di notte, 2:30 di notte, praticamente, questo sai, facevano le orge lì dentro, non con droga, non mi risulta, e facevano quel lavoro lì, facevano, bevevano tutte mezze discinte, poi lui è rimasto con 2 o 3 di queste e lei è rientrata. Ed è su questo che le faccio la domanda, signora Magdulla. Lei sa se qualcuna delle ragazze, questo è un racconto che Ferrigno fa al suo interlocutore sulla scorta di quello che lei gli ha raccontato. Allora io le domando, lei sa se qualcuna delle ragazze a fine serata rimanesse a dormire presso la residenza dell'onorevole Berlusconi per no, avere la... Non lo so, chi sono, non so che è rimasto. Benissimo, signora, grazie. No. Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Prego, le difese. Ho necessità soltanto di alcune precisazioni rispetto alle domande che le ha fatto il signor procuratore. Mi scusi? Prego. Allora, lei ha detto, mi pare di aver compreso, che Lele Mora gliel'ha presentato l'ex prefetto Ferrigno. Sì. Sì. Ecco. Lei però nel verbale di assunzione di informazioni del 15 gennaio 2011 aveva detto testualmente, insomma, vediamo se lei ricorda meglio oggi di allora, ho conosciuto Lele Mora ad una serata a cui ho partecipato a Milano, precisamente presso il ristorante Giannino, e lo stesso mi chiese subito se volevo entrare. La posizione non lo faccio quasi mai, però dovrebbe fare la domanda prima della contestazione. Cioè, gli ho detto, scusi, lei poco La faccia rispondere, però. Cioè, ma ha già risposto, se vuole, cioè, ha già risposto, e io quindi contesto la difformità della risposta. A lei? No. Cioè, la risposta l'ho già data prima. Guardi, me la sono annotata con una certa... abbastanza ordinato, mi sono scritto Mora, l'ho conosciuto verso il mese di giugno, mi è stato presentato dal prefetto Ferrigno. È corretto quello che lei ha detto poco fa? Sì. Sì, benissimo. Allora, scusate, stavo ribadendo quello che avevo detto, e stavo ricordando, invece lei ha dato risposta diversa in allora, grazie che ci sia una spiegazione, se lei ce la darà. Certo. L'indicazione era, ho conosciuto Lele Mora ad una serata a cui ho partecipato a Milano, precisamente presso il ristorante Giannino, e lo stesso mi chiese subito se volevo entrare a far parte della sua agenzia. A giugno 2010 ho incontrato Lele Mora per la prima volta a casa sua, in Milano, Viale Monza numero 9, e mi chiede se mi volevo trasferire a Milano, eccetera, eccetera, poi corrisponde a quello che lei ha già dichiarato, sono procuratore. Allora, certo. La domanda è, lei è stato presentato dal prefetto Ferrigno o invece lo ha conosciuto per conto suo? No, adesso le spiego. Bene rivolta verso di me, così è costretta anche a parlare bene al microfono, sì. Io gentile. Ero al ristorante, però col prefetto. La persona che me l'ha presentata è stato il prefetto, cioè non è venuto direttamente da me al tavolo, vuoi far parte del mio harem, vuoi venire a lavorare per la mia agenzia. Ok. Sì. Quindi la presentazione è stata fatta dal prefetto nell'occasione della cena da Giannino. Esatto. Oh. Benissimo. Senta, e in questa occasione c'era stata una cena organizzata di da Giannino o vi siete incontrati casualmente? No, noi siamo andati così, cioè non so se era organizzata dal prefetto o meno. Comunque a me mi disse andiamo a cena a Milano, un ristorante che io conosco, adesso non so se sapeva o se era stata organizzata. Comunque mi disse, cioè Lele Mora, te lo presento, e lì è stato poi quando gli ho detto se vuoi puoi far parte della mia agenzia. Benissimo. E lei subito dopo ha iniziato ad andare a vivere a casa del signor Mora? No, non sono andata a casa, poi si era sentito lui, il signor Mora, col prefetto, e il signor Mora gli disse che se volevo potevo trasferirmi a casa sua. Questo nel mese di giugno del 2010? Mese di giugno, sì.
E lei si trasferisce, mi scusi, da dove? Lei dove abitava in quel momento? Da Torino, in Corso Molise, sì. Benissimo. Lei abitava da sola, abitava con col prefetto Ferrigno? No, no, con i miei genitori. Sì, con la mia famiglia. Benissimo. Senta, e quanto tempo sta lì con il signor Mora? Io sono stata a casa sua, tipo un mesetto, proprio a casa sua. Poi mi disse di questo appartamento che veniva liberato sotto casa sua. E vado nell'appartamento. E vado nell'appartamento di sotto. Benissimo. E dopo quanto tempo è che lascia l'appartamentino sotto? Se lo ricorda circa? Cioè quando è che definitivamente torna a casa? Dopo una ventina di giorni. Quindi siamo a settembre? No, neanche, fine agosto. Fine agosto. Neanche settembre. Quindi diciamo che il suo rapporto lavorativo, diciamo, comunque il suo rapporto con l'agenzia, comunque il suo rapporto con il signor Mora, va da giugno a fine agosto? Sì. Benissimo. Senta, che occasioni lavorative le ha procurato il signor Mora? Nessuna. Ha ricevuto una qualche forma, già chiesto il suo procuratore se perché la serata da casa del Presidente Berlusconi lei ha ricevuto del denaro, lei ha già risposto di no. No, assolutamente no. Ma per rimanere, diciamo, a disposizione dell'agenzia lei ha avuto qualche forma di pagamento o ha avuto assolutamente. Soltanto? Io ho avuto solamente l'ospitalità. Esatto, claro. Solamente quello, non ho mai avuto soldi. Mai avuto soldi. Quindi le altre spese erano a suo carico sostanzialmente? Sì, sì, se io andavo a mangiare fuori me lo pagavo da sola, non me lo pagava nessuno. Non lo pagava nessuno. Ecco, scusi, sempre su una domanda del suo procuratore, mi pare di aver capito che quando la prima volta lei arriva ad Arcore c'erano delle macchine con il lampeggiante, così quando lei aveva fatto il gesto il suo procuratore poi l'ha tradotto. Ecco, erano macchine con colori di istituto, cioè erano macchine della polizia, dei carabinieri, oppure erano macchine civili, normali, con sopra un lampeggiante? No, erano macchine normali. Erano macchine normali, ho capito. Senta, oltre a queste persone che lei ci ha detto essere presenti, poi torneremo un attimo su queste, c'erano anche altre persone che erano addette alla casa, camerieri, e c'erano... Sì. Sì, c'erano camerieri, ma erano tutti uomini. Tutti uomini. Sì. E come c'era anche qualcuno che suonava, c'era qualcuno che cantava? Sì, c'era un cantante che cantava dal vivo e un DJ. E un DJ. C'era anche un pianista? Sì, il cantante, quello che cantava, cioè, cantante e pianista, esatto. C'era qualcuno anche addetto al bar? Sì, c'era un ragazzo. C'era un ragazzo. Queste persone erano sempre presenti durante il tempo della cena? I camerieri ci sono stati durante la cena. Sì. Il DJ, il pianista e il barista erano stati sotto, sì, dove c'era questa discoteca. Benissimo. E finché lei c'è stata, comunque, perché lei mi pare di aver capito che ha fatto la... durante tutta la cena, poi è scesa, si è cambiata, ha fatto la danza del ventre e poi si è fermata una mezz'ora. Sì. E durante questo periodo di tempo lei ha sempre visto questo personale presente, sì, sopra i camerieri, sotto invece gli altri. Benissimo. Senta, allora, le persone presenti che lei conosceva e che lei ricorda, a parte le figure maschili che ci ha già detto, cioè il Presidente Berlusconi, Emilio Fede e Lele Mora, poi c'erano la Minetti, le gemelle di Vivo e altre persone, con nessun altro lei ha avuto modo di scambiare due parole, cioè lei non ha parlato con nessuna di queste ragazze? Ma no, perché le altre avevano già confidenza con la casa, erano già più sciolte. Io l'unica persona con cui ho parlato è stata quella ragazza del Venezuela, che anche lei era nella mia stessa posizione. Non conoscevo, cioè conoscevamo, però non osavamo parlare con nessuna delle ragazze. Eravamo sotto noi due. La ragazza venezuelana ricorda il nome? Mi ricordo tutto il nome, non so il cognome, si chiamava Carmen. Però il cognome non lo so. Carmen. La più di vista? No. Senta, lei ha detto, sempre una domanda del suo procuratore, che
tutte le ragazze partecipavano a questi balli. Ecco, tutte indistintamente, c'era qualcuna che invece rimasta seduta, lei ne ricorda qualcuna in particolare che ballava? Lei ci ha detto i nomi De Vivo, Minetti e Cipriani, sulla recitazione ricordo, sono procuratore, ne ricorda qualcuna? Ballava la cugina di questa ragazza venezuelana che anche lei aveva confidenza, non so, forse per lei non era la prima volta come la ragazza con cui avevo confidenza. Quindi la cugina di Carmen? Esatto. E si ricorda il nome? Non me lo ricordo. Ecco, ma lei poi ha avuto modo di parlare quella sera con Silvio Berlusconi, con Emilio Fede, oppure poi lei, terminata la danza del ventre, è stata di mezz'ora e poi se n'è andata? No, non ho avuto modo di parlare con nessuno. Io l'ho salutato quando sono arrivata. Se abbiamo scherzato così, ha scherzato indifferentemente con tutte durante la cena, poi dopo c'è stata musica e tutto quanto, e l'ho salutato, me ne sono andata, cioè non abbiamo per niente parlato. Senta, ma quando il suo procuratore le ha ricordato quello che lei ha detto a verbale di questo mitico Bunga Bunga, e che sarebbe stata una storiella, ma era una storiella, era una barzelletta, era che cos'era? Non so che cos'era, comunque l'ha raccontata come una storia, come una barzelletta. L'ha raccontata come una barzelletta? Sì, l'ha raccontata. Bene. Senta, scusi ancora. Prego. Ecco, con... Scusi se sono costretto a fare una domanda personale, perché l'ha introdotta e sono procuratore, ma lei ha detto che ha avuto un rapporto affettivo con l'ex prefetto Ferrigno, nel senso che era affettivo soprattutto da parte sua, da parte del prefetto, che anzi le creava tali difficoltà che lei si è dovuta allontanare anche dall'Italia, mi sembra compreso, sì. Ecco. Ma lei ha avuto anche un rapporto economico con il prefetto Ferrigno, ovvero le ha mai offerto il prefetto, l'ex prefetto, del denaro per avere rapporti sessuali, o lei gli ha mai chiesto del denaro per avere rapporti sessuali? No, questo no. No. Non è mai accaduto. No. Gli faceva regali, sì, però per dirmi fai rapporti con me e io ti do soldi, no. Cioè non è mai stata una cosa così, ti do e mi dai. E comunque lei non ha mai fatto una richiesta siffatta al prefetto Ferrigno? Io l'unica cosa che gli chiedevo era un posto di lavoro. Un aiuto per poter lavorare. Senta, scusi, il signor procuratore poi ha letto una parte della telefonata del settembre, mi pare, scusi, perché poi vado a perdersi, del 29 settembre del 2010. Scusi che cerco, ecco, a un certo punto la telefonata continua rispetto a quello che le ha già chiesto il suo procuratore. Io le leggo una piccola parte dove dice, ecco, quindi lei l'ha visto lì, poi le ha regalato un anello, un bracciale a tutte, compresa Maria, e l'altro uomo risponde a, segue una breve pausa di silenzio. Riprende, sembra l'ex prefetto, pensa un po' che fa questo signore. Quindi questo proprio in diretta, quella mi chiamava a restare fatta, poi a lei l'ha presa in braccio e poi ha detto presto ci vedremo, che schifo d'uomo. Ecco, volevo sapere, lei è stata presa in braccio da Silvio Berlusconi? No, prego. Scusa, ma ci mancherebbe. Io non ho nessuna altra domanda, la ringrazio. Braccio. Sono l'avvocato Longo, codifensore del Presidente Berlusconi. Lei ha circostanziato il numero delle persone, delle ragazze che c'erano quella sera quando lei è arrivata ad Arcore. Si ricorda il numero di ragazze che potevano esserci? Erano una ventina. Era una ventina, sì. Allora saltiamo subito una ventina. E quando lei è andata via,
erano andate via altre persone prima di lei o siete stati i primi ad andare via? No, erano andate altre ragazze. Erano andate via altre ragazze. Prima di lei? Prima di me, però erano ragazze che non so se fossero con le Lemora o no. Cioè non so se facesse, non so come spiegarmi. No. Sono arrivate, non erano sotto casa con noi, sono arrivate poi dopo nella villa. Certo. E poi sono andate via. Ma facevano sempre un gruppo di 20 ragazzi? Sì, sempre nello stesso gruppo. Beh, ma allora quando è andata lei via con le Lemora e con la sua amica, quante ragazze ancora non c'erano, grosso modo? Sono rimaste una decina. No, più di una decina, una sì. Decina. Senta, una curiosità, lei ha descritto una sala da pranzo. Però dove la colloca questa sala da pranzo, dove avete pranzato? Le dico subito per il suo pubblico ministero. Lei ha detto, quando siamo entrate nella villa siamo scese. No, però non ha ancora parlato della sala da pranzo, sì, né l'ha collocata né l'ha descritta, quindi prima facciamola la domanda. Sì, ha ragione, signor Presidente, dov'era questa sala da pranzo? Allora, la sala da pranzo si usciva noi eravamo in un giardino, sì. Si entrava dal giardino, si entrava tipo in un salottino, sì. Da questo salottino c'era un'altra porta che faceva entrare in questa sala da pranzo dove c'era una tavolata grande, sì. E in questa tavolata grande, in fondo alla sala, in un angolo c'era questo pianista e cantante. Sì. Per la sua memoria. Lei ha detto nell'esame sommario informazioni testimoniali, già ricordate, nel 15 gennaio 2011, quando siamo entrate nella villa siamo scese, abbiamo sceso una scala e siamo entrati in una sala dove c'era un tavolo preparato per la cena. Si ricorda, queste sono le dichiarazioni che lei ha fatto. Non siamo andati direttamente a cena. Prima siamo rimasti ad aspettare in questo giardino. Poi siamo andati a cena. Sì. Quando siamo entrate nella villa, siamo scese, abbiamo sceso una scala e siamo entrati in una sala. Ma lei ricorda di aver sceso una scala per entrare nella sala da pranzo? Adesso ci ha detto di no. Non. Come ricorda? Non mi ricordo. No. Va bene, se non si ricorda va bene, io le facevo soltanto presente che ha dichiarato un'altra cosa. Si può andare avanti nella lettura del verbale, avvocato? Perché non abbiamo capito la sala, lei dice da pranzo, ma non la letta. Siamo scese, abbiamo sceso una scala e siamo entrati in una sala dove c'era un tavolo preparato per la cena, dove ognuno di noi si è seduto. Poi c'è la domanda di posti che l'ha stabiliti, ma è finita, io non faccio parziali. Va bene, ma è una circostanza poi... vedremo. Io però chiedo un'altra cosa. Lei quando esce ed è rimasta inorridita, gliel'ha detto subito a Mora, alle Lemora? No. Dopo quanto gli ha detto che era rimasta inorridita? L'indomani poi bisogna capirci perché voi tornate a casa alle 2 di notte, se ben ricordo. Sì. Siamo arrivati a casa alle 2 di notte, io sono andato in camera dove dormivo, lui è andato in camera, buonanotte, buonanotte, non abbiamo più commentato della serata, non mi ha detto niente. Nel luglio lei abitava allora ancora nella casa di Lelemora, non era scesa? No, quando sono andata alla cena abitavo ancora a casa di Lelemora, sì sì. E lei ha detto sono inorridita e Lelemora le ha risposto come lei ci ha ricordato in qualche maniera. Sì. Però lei rimane fino alla fine di agosto nella... Posso interromperla? Sì, scusi. Certo, devi interrompermi. Allora, c'è stata questa cena, cioè l'indomani, quando io gli ho detto che non mi era piaciuto, lui mi ha mandato sotto nell'appartamento, però era stato, cioè più che altro era stato per non fare un torto a Ferrigno. A me mi ha buttato lì nell'appartamento, come stai lì fino a quando ti stanchi. Perché avevamo litigato io e lui, mi ha mandato giù nell'appartamento, mi ha lasciato lì, dopo io mi sono scocciata perché lui a fare niente,
non mi chiamava, non mi ha fatto proposte di lavoro, non mi ha detto niente. Quando sono risalita su da lui per parlargli, comunque gli ho detto come mai non, cioè qua siamo sempre allo stesso punto, come sono arrivata, come sto andando avanti. E lui mi dice, boh, se vuoi andartene a casa vai pure, qua comunque ti ho già detto che devi pagare un prezzo se vuoi stare, tu sei troppo chiusa. Sì. E lì, boh, decido di andarmene, dico allora me ne vado a casa mia. Ma Padilla è il 30 agosto dell'appartamento e siamo al 13 di luglio, quindi nonostante che lei fosse inorridita e avesse fatto una discussione con le remore, rimane sua ospite fino al 30 agosto in quell'appartamento sotto. Sì, il 3 agosto, scusi. Al 30 agosto. Fin da fine agosto. Quando è che scende nell'appartamento che le mette a disposizione Mora? Scende subito dopo tipo 2 o 3 giorni dalla cena, mi manda sotto. E rimane fino? E quando lascia l'appartamento che le ha messo a disposizione? A fine agosto, quando sono salita da lui, gli dissi che se dovevo continuare così preferivo andarmene a casa. E lui mi dice se vuoi puoi andare poi a casa, boh, gli ho dato le chiavi e mi è andata via. Sì, ma nel verbale di informazioni non c'è contestazione perché è esatto, non rimase fino alla fine di agosto. Ecco, lei rimane un mese e mezzo ancora ospite di Lelle Mora dopo essere stata inorridita, aspettando che cosa? Aspettando lavoro, io ho detto, boh, tanto se sono rimasta inorridita, se mi dovessi dire un'altra volta andiamo a cena da Berlusconi, le avrei sicuramente detto di no. Senz'altro. Però ho detto, beh, se ormai sono venuta, ormai ci ho messo la faccia, sì, vediamo se mi riesce a trovare lavoro. Ma lei è andata via il 30, perché gliel'aveva detto già prima che l'appartamento sotto era libero fino al 30, è vero? Sì, mi ha detto che era di un'altra ragazza che era, sì, in vacanza. Quindi il 30 lei va via perché non può più abitare con... No, io sono andata via prima che tornasse questa ragazza. È andata via il 30 agosto o no? Sì, sono andata il 30 agosto, però io non so quando è tornata questa ragazza. Io so tanto che sono salita su, gli ho dato le chiavi e finita lì la storia. D'accordo. Sì, scusi Presidente, ma per riguardare le carte... No, mi scusi molto, un'altra precisazione. C'è un'altra telefonata del 28 ottobre 2010, non sua ovviamente, ma sempre dell'ex prefetto Ferrigno, dove fa una serie di affermazioni e in particolare le vorrei domandare se lei ha avuto modo di conoscere Ruby, cioè questa ragazza, questa Karima El Marouk, detta Ruby, di cui molto se ne parla. No. Quindi lei non ha mai avuto modo di vederla a casa di Lele Mora? No. Spiego la ragione, perché c'è in questa telefonata, che è già agli atti, perché è già trascritta, invece un'indicazione diversa, ma a questo punto è già risposto, quindi poi la leggerà il tribunale, è inutile che io la legga, salvo che il Presidente non ritenga che sia necessario farlo. Senta, un'ultima cosa allora, in questi 3 mesi in cui lei è rimasta ospite di Lele Mora, lei prima di arrivare lì che lavoro svolgeva? Non facevo niente, ero a casa. Ero a casa. E quindi lei per il periodo successivo, per quando è tornata a casa, che lavoro ha svolto? Non ho fatto niente, sono rimasta sempre a casa. Sempre a casa. Ecco, ma il mantenimento nei mesi in cui è rimasta a Milano, era la sua famiglia che l'aiutava, era lei che aveva dei risparmi, c'era qualcuno, era il prefetto Ferrigno? No, era il prefetto. Era il prefetto che l'aiutava, sì. Ok, va bene, la ringrazio. Prego. Una precisazione, signora McDoom, anche se forse in parte ha già risposto, ma un approfondimento. Questo mitico Bunga Bunga, come ha detto l'avvocato Ghedini, era una barzelletta o anche un luogo, un contesto della casa di Berlusconi? Lui chiamava questa discoteca, questo posto chiamava Bunga Bunga, però raccontava anche la storia. Perfetto, perfetto. L'avvocato Ghedini ha fatto riferimento alla telefonata del 28 ottobre 2010. 28 ottobre 2010. L'avvocato Ghedini ha fatto riferimento alla telefonata del 28 ottobre 2010, la cui integrale lettura da parte del Tribunale delle Parti potrà dare atto del richiamo su Ruby.
A un certo punto Carlo Ferrigno, l'ex prefetto, parla con un certo Mario e gli dice, siamo a pagina 33 di 63, a ballare Emilio Fede la ballava, la baciava, però dico non hanno fatto, non ha, dice Mario, non hanno fatto, siamo al limite, no, il sesso è dopo, lei l'ha capito, dice Ferrigno. In riferimento a lei, perché parlano di Maria Magdum. Dice, prego. No, il riferimento... Assolutamente. Il riferimento a cosa? Ma lei non c'era dopo, cioè, perché sono andate via tutte, no, no, quelle no, quello no. Sì, comunque agli atti, il tribunale la può seguire, ho fatto il richiamo. Sì, però bisogna leggerla un pochino più estesa per la testimone, perché il tribunale ce l'ha a disposizione, ma la testa, se dobbiamo farle venire in mente qualche cosa, è troppo stringato il passaggio. Sì. Allora, riprendo da sopra, a ballare, Emilio Fede la ballava, la baciava, però dicono hanno fatto, non ha, cose su Dai non hanno fatto, non si parla di sesso, siamo al limite, il sesso è dopo, lei l'ha capito. Ma lei non c'era dopo, cioè perché sono andate via tutte, no no, quello no, capisci, per cui sono solo supposizioni sue, vabbè, mi risponde Ferrigno, ma nel senso come se ne è andata via lei con lei, è pesante quello che è successo prima, perché, guarda, erano tutte coi seni di fuori, dai, discinte, beh, anche a Maria così, Maria, vedi, Maria era l'unica che l'ha fatto, e poi Ferrigno nega che lei abbia si sia spogliata, eccetera, eccetera. Qua sembra dire il prefetto Ferrigno, non è lei che parla, con Mario, che è Mario Sacco, che c'è una fase successiva in cui oltre queste interazioni, i toccamenti lascivi che lei ha descritto, ci potrebbe essere un sesso diverso, compenetrativo si potrebbe dire. Lei lo aveva riferito a Ferrigno? Chiedo scusa. Anche come solo supposizione. No, chiedo scusa, però c'è un'opposizione, perché la tesi su questa domanda, che è sostanzialmente identica a quella fatta per la telefonata del 29 settembre, ha già risposto dicendo che lei se n'era andata dopo mezz'ora e che nulla altro sapeva. Ecco, quindi a me pare ripetitiva della risposta. Ha capito la questione che le ha chiesto il pubblico ministero? Sì, cioè io avrei detto al prefetto che ci sono stati altri rapporti non penetrativi, però... Sì, cioè, no, posso specificare, Presidente, posso inserirmi per far capire bene il mio pensiero, cioè la mia domanda. Ora io lascerei lasciare fuori il profilo penetrativo o non penetrativo, mi vorrei concentrare su questo. Dopo questa scena che lei ha descritto del bunga bunga, che non è una barzelletta ma un contesto dove si balla, ci si tocca, ci si denuda, eccetera, eccetera, lei sa se c'era un'ulteriore fase della serata comunque caratterizzata da connotazioni sessuali, qualunque poi fossero? Penetrative o meno, lo sa o no? No, non lo so, non posso dire qualcosa che non ho visto. Benissimo. Sono andata via, boh. Non lo so, basta. Grazie. Grazie, può andare. Buonasera. Perfetto, grazie.